Ha preso il via questa mattina nelle Marche la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80, 15 in totale, punti vaccinali in tutta la regione e una task force composta da sanitari, polizia locale e volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Obiettivo: proteggere almeno il 70% delle circa 134.000 persone di questa fascia d'età. Nell'area del Codma di Rosciano, a Fano, già alle 7.30 diversi anziani erano in fila per la somministrazione del siero. Dottore, com'è andata la mattinata? È andata bene, eravamo un po' preoccupati, oggi era il primo giorno per la vaccinazione di questi soggetti anziani ultra ottantenni, eravamo preoccupati del fatto che si potevano presentare in orari diversi da quelli di prenotazione e creare quindi una situazione di disordine, invece è andato tutto abbastanza liscio, quasi tutti si sono presentati con la modulistica precompilata, quindi non ci sono stati rallentamenti significativi, c'è stato soltanto un piccolo e transitorio problema informatico all'inizio che ha rallentato un po' le procedure di immunizzazione, poi tutto si è risolto, abbiamo recuperato ampiamente e siamo nei tempi previsti per la giornata. Vogliamo ricordare anche l'orario in cui devono presentarsi rispetto a quello che è stato assegnato? Sì, è fondamentale che il paziente si presenti nell'orario di prenotazione che gli viene comunicato al momento appunto della prenotazione stessa sul gestionale Poste. Lunedì dove si proseguirà? Allora, lunedì proseguiremo con due punti vaccinali di massa di popolazione che sono Urbino e Fano, poi proseguiremo il 23 e il 24 soltanto nel punto vaccinale di popolazione di Pesaro, che è quello che prevede una maggiore affluenza in quanto ci sono 8 postazioni. E nelle Marche sono circa 80.000 le persone con più di 80 anni che si sono già prenotate per le vaccinazioni. Oggi, come precisa l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, è iniziato un percorso che durerà 21 giorni per la prima dose Pfizer e subito è stato indicato il giorno e l'ora per il successivo richiamo, sempre in 21 giorni. Nelle varie postazioni si sono presentati quasi tutti prenotati. A Fano erano attesi 342 anziani, a Pesaro 672, mentre a Urbino 336. Le operazioni si sono concluse alle ore 20. Molti utenti che erano prenotati per un'ora successiva sono arrivati all'inizio della mattinata. Quindi c'è stato un intasamento inevitabile da quel punto di vista che poi piano piano a Urbino l'abbiamo risolto, mi risulta che anche qui sono arrivato adesso, sia stato risolto. Dalla verifica del numero di vaccinazioni fatte per ogni ora rispetto al numero di convocati, siamo in media, Urbino eravamo in media con 31 persone convocate per ora e stiamo rispettando la tabella di marcia, adesso farò la verifica anche qui a Pesaro, per il resto direi che ci aiuta il tempo, qui nel sito di Pesaro dovremo organizzarci meglio per mettere delle strutture coperte perché oggi c'è il sole ma domani magari piove, domani no che non c'è niente, la prossima settimana piove quindi dobbiamo correre ai ripari da questo punto di vista. È stato un anno incredibile che ci ha totalmente cambiato il modo di lavorare, di pensare alle cose, di rapportarci con gli altri, abbiamo dovuto riorganizzare le nostre attività mettendo al centro di tutto questo problema enorme che è la pandemia. E a Pesaro, al centro sociale della Celletta, era presente anche l'assessore alla Protezione Civile Enzo Belloni, che ha ringraziato il personale sanitario e tutti i volontari. Può dire che il tempo è stato clemente intanto, quindi abbiamo trovato una bella giornata. È una bella giornata anche per chi si vaccina, perché ci auguriamo che insomma, questo momento critico passi il prima possibile. E devo dire che sta andando abbastanza bene, considerando che gli anziani come DNA arrivano nei posti molto prima, sono molto più puntuali di noi. E il luogo non ha creato particolari problemi alle viabilità, ci sono dei piccoli aggiustamenti che come amministrazione comunale e protezione civile apporteremo, faremo arrivare quanto prima altri due gazebo per la lunghezza di 10 metri, un altro lo metterà a disposizione la Croce Rossa, lo metteremo nel campetto qua alle vostre spalle, quindi cerchiamo di ottimizzare al meglio, vedo che i medici stanno andando velocissimi e gli amministrativi devono compilare 5 fogli, quindi nello stile italiano per fare un'operazione di pochi minuti dobbiamo, e ve lo dico da assessore alle opere pubbliche, per fare un lavoro ci vogliono 12 mesi, per fare le pratiche ce ne vogliono 24.
e anche qui è la stessa cosa purtroppo ed è complicato per tutti, però vedo che ogni anziano, ogni over 80 è accompagnato da un figlio, quindi la situazione nonostante questo è sotto controllo, i figli aiutano i genitori, finalmente succede come è successo magari 60 anni prima e ci auguriamo, insomma, ripeto, che da qui a qualche mese questa situazione possa terminare. Noi continuiamo ad essere a disposizione.